Salve pirati, oggi parleremo della lore dei cacciatori d'oro. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, se no... E boh. Cazzo, ho finito le minacce! I cacciatori d'oro sono stati fondati da Ratbon. Un tizio che faceva parte della ciurma di Ramsay. Ma è stato maledetto e fino a poco tempo fa viveva a Tribute Peak, un'isola non raggiungibile senza l'ausilio dello Shroudbreaker. Tutti i forzieri di Sea of Thieves, tranne le casse apribili, sono maledetti. Ciò significa che non possono essere aperti o distrutti per prendere quello che contengono. Questo perché potrebbero contenere oro maledetto, quindi Ramsay fece in modo che tutti i forzieri di Sea of Thieves non si potessero aprire. L'unico modo per riuscire ad accedere all'oro era tramite delle chiavi che Ramsay conservava. Chiavi che sono state copiate dai cacciatori d'oro. Quando noi andiamo da loro, essendo in possesso della copia delle chiavi, aprono il forziere e ci danno una parte del suo contenuto.